tutti, benvenuti in una nuova review e oggi parleremo di nuovi arrivi, soprattutto, anzi solamente, di prodotti low cost, quindi Sante e Benecos. I nuovi arrivi di Sante sono il balsamo labbra, questo qui a base di olio di jojoba, che fra l'altro è anche uno dei premi del giveaway, ed è anche a base di olio di ricino e cera alba. C'è anche olio di mandorle dolci, quindi molto molto idratante ed è un ottimo balsamo labbra, soprattutto come base pre-trucco per far durare meglio i prodotti per le labbra in generale. Ed è anche molto curativo in quanto è adatto alle labbra secche e screpolate, quindi poi per l'inverno è fantastico. Poi abbiamo le salviette struccanti 3 in 1, in quanto non soltanto detergono, ma puliscono e rinfrescano la pelle. Queste sono 25, sono a base di aloe e glicerina principalmente, quindi sono molto molto leggere e struccano delicatamente il viso. Poi è arrivato anche il nuovo roll-on ed è il Bio Acai a base di alcol e sorbitolo principalmente. Non è soltanto un antiodorante, previene anche la formazione di cattivi odori, in quanto contiene all'interno degli oli essenziali che appunto prevedono il cattivo odore e non contiene invece profumi sintetici e chimici e conservanti sintetici, insomma. Poi abbiamo in realtà quattro nuovi shampoo, non sono solo questi due. Vi mostro questi due che sono quelli più, diciamo, che piacciono di più e vengono acquistati più volentieri. Uno che è il Bio Rosa, che è appunto uno shampoo alla rosa bio ed è adatto soprattutto a chi ha la cute molto sensibile, a chi ha la dermatite seborroica. Ha questi estratti a base di fiori di rosa bio, ha proteine della seta e anche gli estratti di crusca di grano. Quindi in realtà va bene anche per qualsiasi altro tipo di capello, non soltanto per chi ha la cute sensibile. Donano la lucentezza e morbidezza al capello. Poi invece abbiamo questo Bio Jojoba, quindi principalmente nella formulazione a base di olio di jojoba ed è quindi adattissimo a chi ha i capelli secchi. Ha all'interno anche la calendula e l'estratto di olio di arancia dolce. Poi abbiamo il contorno occhi fluido, che è semplicemente un contorno occhi idratante, che ha base anche questo di olio di jojoba e di olio di mandorle dolci. Con i prodotti Sante abbiamo finito. Abbiamo una linea nuova di Benecos, di edizione limitata, che si chiama Urban Nature, e presenta un quadro nuovo di ombretti, anzi in realtà è il primo quadro di Benecos, e vi mostro gli swatches, che sono questi quattro che vedete qui. I colori sono molto, molto primaverili, molto pastello, sono tendenzialmente opachi, con una media pigmentazione, sono anche modulabili come copertura. Questo argento è satinato, gli altri sono tendenzialmente opachi. Abbiamo questo rosa, il violetto e poi questo marroncino cenere molto, molto scuro e l'argento. Benecos finalmente ha fatto l'eyeliner liquido. Ha fatto praticamente il classico eyeliner liquido con pennellino in feltro, che è questa tipologia di pennellino qui. Non è tra i feltri più sottili come applicatore, è abbastanza spesso, però è veramente molto molto lucido e nero, scrive tantissimo. Ed è questo qui, lo swatches è questo qua. Due nuovi rossetti, che sono questi qua e sono finora i miei due prodotti preferiti di questa nuova collezione di Benecos, in quanto non soltanto sono lucidi, idratanti, luminosi come tutti i rossetti della linea permanente di Benecos, ma hanno anche una pigmentazione altissima, sono molto pastosi come praticamente i rossetti della linea di Sante. E questi sono i due rossetti nuovi. Questo qui è Rose Love. E questo qui sotto è l'Exciting, che è un colore invece vinaccia. Quindi abbiamo il vinaccia e questo nude pescato. Infine, gli ultimi due prodotti di Benecos, sempre in edizione limitata, sono i due smalti. Questo blu, che è appunto il Deep Blue, e il Grenade, che è un colore vinaccia con riflessi rosa. In realtà c'è anche un altro prodotto, la nuova matita occhi, che è una matita color banana, color carne, ottima come illuminante, ma è già terminata, quindi non ve la possiamo mostrare in video al momento. Ed è molto molto pigmentata, scrivente, morbida e dura tantissimo. E quindi con questo concludiamo la review con i nuovi arrivi di Benecos e Sante e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!